Benvenuti a Vignola! Questo paese ci offre sempre l'opportunità di fare un sondaggio. Ogni 3 o 4 anni abbiamo la necessità di sentire quali sono gli umori della gente, cosa ne pensa la gente. L'argomento che affrontiamo oggi è la grande distribuzione. Ma ecco, vedo un ragazzo. Ragazzo! Buongiorno, mi dica. Cosa sta smacchinando? Ma volevo prendere un po' d'acqua fresca perché è un kelk che suda lì in bacca. Sì. Allora, anche, non c'è l'acqua. Niente, guardi, questo è un tema che affronteremo un'altra volta. Siamo qui per un sondaggio che riguarda la grande distribuzione a Vignola. Oh, ma che a Vignola, anche sarebbe da parlare per dagli opera, ce n'è tantissima. Lei mi dica, mi faccio un elenco di quali supermercati, grandi supermercati conosce, quanti ce ne sono? C'è tutto, c'è la PAM, il Despar, due Conet, il Lidl che lo aprono adesso, il Discount, la Coop, io sono socio Coop da sempre, perciò la Coop, Agnet, per tutto, sconto più, l'Eurospin, manca solo l'S lunga. Però chietri game tutti. Tutti. Bene. Sa che vogliono costruire un supermercato Coop nuovo a Vignola, sì? Ho sentito dire, ma spero. Lei è la Coop più comoda da lei che. No. No, lei parla di quella che era lì forse 20, 25 anni fa, 23, 10, non so. Adesso si è trasferita, lo sa? Se lo ricorda, là verso Brodano? Ma no, ma andrei a fare la spesa, che c'ho tutto, la lista della spesa, la tessera, tutto. Come si è trasferita? Dai, ma mi meraviglio come un signore così brillante, giovane come lei, non sappia questa cosa. È laggiù, in via di mezzo. Sì. Le vera. Sì, era, è il caldo. È il caldo. Amo, guardi, era lì. Sì. Dietro, sì. Via Pellegrini. E la si è trasferita. Adesso la vuole andare dentro aperta, cara? In 2-4 si è trasferita di là, in 2-4 si trasferisce da un'altra parte. Ma no, ma adesso... Sì. Adesso devo andare a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa. Vengamo com'è che andiamo a vedere. Andiamo a fare la spesa. Ecco il nostro socio che è arrivato. Vediamo, si accinge a fare la spesa. Allora, mi dica. Mi scuso per prima, ma col caldo e il post-Covid, il long-Covid, si vede che... Accordevo che era la Coop, tutto lei. No, beh, va bene. Quindi lei viene a fare la spesa qui? Sempre. Nego la busena, che scritta anche, diamo all'ambiente la nuova impronta, ho la mia lista della spesa che va a farmi muiera, la mia tessera del socio, venga, aghè tutto. Ci racconti? Aghè, al caffè, l'edicola, la farmacia, al mudand, fanno delle promozioni dei letti, fanno poi aghè, la luz, l'acqua, al telefono, aghè tutto quel che vuoi, su Jansre. Però dentro che tutto quel che vuoi. Bene, quindi insomma possiamo dire che questa è una grande supermercato con molti servizi. Oh, io le dico sinceramente, mem cad benché, perché me benché con la macchina d'inverno a parcheggio avvenso a fare una spesa. Di ste anche la ciclabile. Allora, guardi, facciamo così. Vuole venire con me che andiamo a vedere dove andranno a costruire la nuova Coop? Sta scherzando? No, dico davvero. Una nuova, un'etra? Sì, come le avevo detto prima. Non è più questa, sarà un'altra. Venga con me, glielo faccio vedere. Venga con me. Se mi neanche arrivi, ma guardi, non era questa la rotonda, sa? Ma ha detto... No, è quella là, la rotonda. Di fronte al PAM? Sì. Ma mi tolgo una curiosità, ma i carrelli dopo li lasciano lì? Bisogna andare a torre là, un'altra volta? Ma dove va? No, ma venga qua! Ma dove sta? Torni indietro! Non c'è ancora!
si fermi! Mi segua, mi segua! No, ma mi segua dove? Lei si fermi! Mi segua! Qua? Sì, senti che profumo! Ma che bello. È l'ultimo pezzo di verde che c'è rimasto da queste parti? Sì, qua. Allora io sto qua col carrello e aspetto che aprano. Sì, però... A voi proprio vada. Quando arrivano qua, devono passare per quella strada lì, capito? Quella rotonda lì. Lì ci sono le scuole, lo sa, Le scuole sono lì. E poi c'è il PAM. Il PAM. La centralina. La centralina. L'AVA. Il po' della sicurezza. Esatto. Celestino. Che tutto. Il maxi frutta. Ma ci pensa che confusione che ci viene giù per di qua. Che delusione. La COP.